Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con il format Dalle Stalle alle Stelle. Come sempre vi invito a passare nei miei canali social e se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo. Nella descrizione del video, naturalmente, come sempre, vi ricordo che trovate il link per iscrivervi ai miei social, come ho detto all'inizio, e poi trovate anche un link che vi permette di acquistare giochi scontati multipiattaforma fino al 70%. Hi everyone, welcome to our appointment with From the Bar to the Star. Today we will go on working on the field. And today we will try two mods that I am using in this series. The Fast Bay by Cubota, and this mod allows you to place some bales, and you will, for example, straw or other things, and you will bring from here. And so we will try our two mods, this one and the baler. Allora ragazzi, oggi facciamo due, mettiamo alla prova due mod. Come vi ho anticipato nel primo episodio, se ve lo siete persi, vi invito naturalmente ad andare a guardarlo, scusate ogni tanto qua, zio Dab si impappina, vi invito a passarlo a guardare naturalmente, a lasciare un bel like, a commentare, a condividere. Quindi, come vi avevo accennato, questo silos vi permetterà di poter caricare materiale imballato, quindi balle di paglia, fieno insilato, erba, e ve lo rilascerà in sotto forma di materiale sciolto tramite il trigger qui sotto. Ovviamente questa mod la trovate nel mod hub ufficiale, e se siete interessati a scaricare le mod che sto utilizzando, naturalmente nella descrizione del video, come sempre, oltre al link che vi ho accennato prima, troverete il link per scaricare le mod. Allora, oggi metteremo quindi alla prova la Cubota Fast Bale, l'imballatrice. Ragazzi, vi assicuro che è veramente fantastica, non vi spoilerò altro. Allora, quindi in quest'altra qua mi sono dimenticato di dirvi che potete anche caricare le balle di cotone. Io al momento però non ne vedo l'utilità, l'urgenza, e quindi di conseguenza non andrò ad utilizzarlo con le balle di cotone. Allora, detto questo ragazzi, iniziamo subito i nostri lavoretti. Naturalmente vi farò vedere come questa mod è utile. Allora, intanto poi mi serve, visto che ci troviamo, dobbiamo anche acquistare il braccio per sollevare i pacchi, quindi ci serve il caricatore frontale, ecco qua. Ok, lo rendiamo così. E poi ci serve anche l'attrezzino, ecco qua, che naturalmente ci servirà per rimuovere le balle dal campo, e quindi vi mostrerò come effettivamente funziona quella mod. Ovviamente ragazzi, vi anticipo che questa mod del Cubota è fantastica. Vi faccio vedere qual è. Naturalmente io ve la consiglio, ovviamente costa molto, però ragazzi è veloce. Qui possiamo fare anche le balle di insilato, and with this one we can produce silage
with one shot, one row, one shot. Quindi Ragazzuoli, ve la consiglio, consigliatissima by Zio Dab. Quindi ragazzi, adesso ci facciamo un paio di strisce e poi, come nostro consueto, diremo a Zio Dab di far partire il timelapse. Ovviamente il timelapse, vi ricordo che non è soltanto una velocizzazione della, dell'immagine, del video, ma è una tecnica fotografica che si ottiene scattando tutta una serie di sequenze di foto. Ovviamente questo viene fatto con il computer per non saturare la memory card, dopodiché vengono montate in video e quindi vengono velocizzate, ovviamente, perché è un fotogramma che deve essere poi allineato per creare un'immagine dinamica. Quindi da un'immagine statica andremo e si va a creare un'immagine dinamica, perché vi ricordo che la fotografia non è un'arte statica, ma con lo studio della fotografia, ecco, ci sono delle tecniche che faranno sì che renderanno dinamica l'immagine. Ecco qua, allora stiamo arrivando al punto, guardate, si sta adesso, guardate bene la barra in basso, vedete, adesso abbiamo creato una balla di paglia. Adesso non appena noi andremo a, vedete, appena andremo appunto a prendere una striscetta, lui già caricherà, precaricherà la camera di pressione, mi sembra, se non ricordo male. Comunque va a mettere già del materiale pronto per essere riprodotto. Infatti poco prima di riempirsi si alza leggermente la barretta del, questa qui, il bauletto, e quindi probabilmente già sposta in una seconda camera, non so come funziona, comunque naturalmente è più veloce. Allora ragazzi, come nostro consueto, adesso diremo vai Zio Dab, vai con il time lapse, e ci godremo la lavorazione del terreno in time lapse. Quindi 3 2 1, vai Zio Dab, vai con il time lapse. Ebbene sì ragazzi, come vi avevo anticipato, non ci sarà più bisogno ogni volta di fermarsi per scaricare le balle, quindi noi non dovremo fare altro che andare avanti e raccogliere il materiale, e naturalmente lui farà tutto da solo. Ovviamente per questa chicca ringrazio il maestro Jason Farmer 81, che purtroppo non è più su Twitch. Naturalmente, caro Jason, grazie naturalmente per avermi fatto vedere questa bella mod. Ovviamente ragazzi, questa mod ve la consiglio. Quindi vi, come vi dicevo all'inizio, voi andrete un attimino a spendere qualcosina in più, ma naturalmente avrete qualcosina in più, decisamente bene.
Ovviamente ci sono dei pro e non pro. Il pro è che naturalmente sia la durata di una lavorazione di un terreno, ma anche del tempo che uno si impiega, ma anche, scusate, le volte che uno si firma praticamente si riduce. È come se noi stessimo utilizzando un'imballatrice quadrata. Il non pro è che le balle ovviamente non sono particolarmente grandi, quindi avremo soltanto 5.000 litri per ogni tipologia di materiale, ma ragazzi vi assicuro che tutto sommato ne vale la pena utilizzare la Fast Bale di Kubota. E infatti se voi adesso guardate nella parte bassa del monitor, del vostro schermo, vicino il tachimetro del mezzo, noterete due strisce. Adesso osservatele attentamente, non so se l'avete già fatto, vi farò vedere una cosa. E guardate anche il cassone dell'imballatrice, a un certo punto si solleverà leggermente. Ecco, vedete? Diciamo che è come se ci fossero due vani distinti e separati, due aree. Quindi l'area dove viene pressata la balla e poi c'è l'area di espulsione. Vedete? Noi non ci fermiamo. Noi continuiamo ovviamente a raccogliere la paglia, ma anche l'erba, l'insilato, quindi noi continuiamo a muoverci, raccogliendo il materiale da terra, e allo stesso tempo l'imballatrice poi fa tutto lei. And so, as you can see, you will not stop anymore, because the machine will do all automatically, and it looks that we have two pieces of a reservoir, and so that's why I prefer this kind of a boiler machine, because you will never stop. The pro is that you will not stop, and so you will not lose time to unload and stop so frequently. But the no pro is that you will produce bales with the reduced volume, with less quantity of material. So I think that this one should be a good thing. So I will suggest you to try this Kubota. You will find this mod in the mod apps, in the official mod app, and naturally if you want to test my other mods that you will not find in the official mod app, you can download them by clicking on the link in the video description, or if you want, you can find other mods in the site kingmods.net. Ovviamente, naturalmente, se volete provare le mod che sto utilizzando io in questa serie, vi basterà andare nella descrizione del video e troverete il link per scaricare le mod
o eventualmente, se volete, potete anche visitare il sito www.kingsmod.net e potete tranquillamente andare a cercare altre mod. E allora ragazzi, come avete potuto ben vedere, questa mod promette ciò, cioè mantiene, quindi fa ciò che effettivamente è stata scritta nella descrizione, scusate il giro di parole. Quindi ragazzi, veramente una mod interessante che vi invito naturalmente a scaricare, e come dico sempre, lasciate tanti bei voti ai modders ragazzi, perché vi ricordo che per fare una mod, vi assicuro che io, che questa mappa l'ho dovuta modificare un pochettino, vi assicuro ragazzi che bisogna fare veramente un sacco di volte Alt F4 per uscire rapidamente dal gioco. Perfetto ragazzi, allora cosa abbiamo fatto in questo episodio? Abbiamo testato, intanto abbiamo testato la mod della fast build, pardon, diciamo così, abbiamo accurato che la mod del fienile effettivamente accetta le balle e poi le converte in materiale sciolto. Poi naturalmente abbiamo testato e provato la fast build, quindi l'imballatrice della cupota, e abbiamo visto che a 110.000 euro ci danno praticamente un macchinario che ci permetterà di risparmiare, di fermarci molto spesso quando poi noi dobbiamo andare a raccogliere qualsiasi tipo di materiale al terreno e non dobbiamo fermarci molto spesso. Ovviamente abbiamo visto che è anche un'imballatrice per creare insilato, quindi diciamolo pure che per la modica cifra di 110.000 euro abbiamo una macchina veloce, il Pro. Poi abbiamo il Non Pro, che semplicemente, diciamo così, il costo un po' elevato. Questa è l'unica pecca, diciamo così, anzi, più che il costo elevato, ecco, il Non Pro è che le balle ovviamente non potrà produrle grandi, quindi dovremo accontentarci di balle da 125, da 5.000 litri. Allora la vediamo insieme, così non facciamo caso. Allora, le balle da 125 centimetri di diametro, quindi 1,25 m di diametro, quindi le balle sono più piccoline, ma noi comunque ci fermiamo di meno, quindi diciamo che c'è anche da considerare questa cosa qui, da prendere in considerazione che diciamo si perde un po' di volume, però ragazzi io direi che comunque per il fatto che ci si ferma poco, si risparmia un sacco di tempo durante
la raccolta ad esempio del fieno o addirittura anche della produzione dell'insilato. Allora ragazzi, io direi che questo episodio termina qui. Naturalmente, se vi siete divertiti, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al canale o ad iscrivervi ai miei canali social se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video ci trovate i link, oltre naturalmente al link per acquistare giochi scontati in multipiattaforma, giochi scontati fino a 70%, oltre naturalmente a che altro mi sono scordato? Ah sì, ovviamente trovate anche il link per scaricare il pacchetto delle mod che sto utilizzando nelle mie serie, cioè le mod che non si trovano nel mod hub ufficiale. E allora grazie mille a tutti e state buono a you, grazie ancora per la compagnia, state buono a you.